questo concerto e le letture che stanno prima del concerto hanno un finale che si chiama La pagina de Saul, che io non vi leggo perché avrei piacere che la scopriste da voi. Io, oltre a questi libri, ho pubblicato molto anche su delle riviste, tra le quali la rivista La Pie. Per la rivista La Pie ho scritto degli aforismi dialettali. Per la rivista La Pie ho scritto molti aforismi dialettali corredati da mie fotografie che rispecchiano un po' quello che voglio dire con l'aforismo. Ne ho scritti diversi e sono di quelle cose che mi hanno impegnato molto, ma la rivista è una rivista importante, quindi ho pensato di fare delle cose giuste per quella rivista. E le fotografie degli aforismi che io ho mandato alla Pie sono sempre stati pubblicati in prima pagina. Quindi il frontespizio della rivista La Pie molte volte ha ospitato i miei aforismi. E volevo leggerne qualcuno di questi aforismi. Questo parla della casa. La nostra chiesa è la cosa del nostro cuore. La nostra casa è il guscio del nostro cuore. Un altro aforisma che io ho scritto, questo è dedicato alla terra. La terra la fa sinto i mammeni al muloi di la stelle che pu a sassentra nov la crosta de bene. Quest'altra è la, questa è la terza, è il terzo aforisma che la Pie ha pubblicato, che parla dell'acqua. L'acqua la scritta re di musica, la saura la tastiera antegoni e al foglio al chianta quattro tasse, la tua bocca la lascia, l'arzente che dai culauro al tuo uso. Questa invece parla dell'amore, è difficile svincolarsi dal tema dell'amore. Buon cuore! Ma se non ci fosse, diciamo così, questa passione di vivere, perché l'amore è una passione di vivere, ma poi io vedo l'amore come qualcosa di più largo, nel senso che qualunque cosa venga presa, diciamo così, con interesse e in giusta misura, è un'azione d'amore. Quindi non solo l'amore stesso, ma anche qualunque cosa, anche lo sport. C'è chi lo fa volentieri, con passione, ama lo sport. Quindi è amore. L'amore è l'armonia, se che è dal nostro impronti. Terrem la vita è stata una vespoina, a guardia la rosa. Questa invece è dedicata al lavoro. Adesso in questi ultimi tempi, fortunatamente, per i giovani si sta parlando di scuola e lavoro insieme. Penso che sia una cosa giustissima.
che i giovani imparino le cose e che poi molto presto imparino a fabbricarle, a mettere in pratica quello che hanno studiato. Quindi imparare per poi realizzare scuola e lavoro. Penso che sia una cosa che va a pari passi, perché sono due facce della stessa medaglia. Prima si impara e poi si deve realizzare quello che si è imparato. Però vorrei anche che si trovasse il modo di pagare questi giovani quando lavorano. E sarebbe una cosa bellissima, studiare e lavorare e anche a mantenersi gli studi. E la laurea. E la laurea è la mena grande della fantasia, la modera tutta robi che le mie in natura, mo calciava voita di pansia, che le di satelliti di zoeva, e i mostra anche la faccia che la fatta in aleuna. Non ve le vogliamo leggere tutte queste prime, non le vogliamo leggere tutte, ne sto leggendo solo due. Questo parla dell'amico, dell'amicizia. Prima ve la leggo in italiano o poi ve la leggo in dialetto. L'amico è quello che ti lava gli occhi con la rugiada della simpatia, è la lucciola che per te fa dei buchi nel buio. La moglie, lei quel cutleva, io ci sraguazza per simpatia, della rossa che per te la fa di beuste schiore. Da stide Ielva
chi sta da tranquillo. Invece, Yamushka d'ora. Come si fa a spiegare escador? Ci sono espressioni dialettali che non posso ripetere per decenza, ma è quella vivacità che frigge, perché in primavera frigge tutto, frigge il cielo, frigge la luna e frigge anche qualcos'altro. Verso l'estate. La notte, adesso, lei ha una maschera d'argento, sotto i resti della stella, parfelluma in camera, che azzecca il meni. Prima ha descritto la terra, tutto il resto, i cavalli, le nuvole, le barche. Nella parte finale ritorna al rapporto a due. Adesso la notte ha una maschera d'argento per cui fa luce anche a lui che cerca le mani dell'altra. Buioso. È un complimento. Allora, la pelle umana, siamo in estate, siamo al mare. La salta fuori da isti, la sbagna d'aria cera e la stenza di sole. E quella rigogliosa di più giovane, la slassa carezzata di sguerri. A qui chi passa da Kent, a qui chi la sfiora da più da lungo, la fa cori pansini, sbarazzino. Ecco, questa pelle che si lascia guardare, la compiaciuta nudità dei giovani che fanno bella mostra di sé sulla spiaggia, ragazzi o ragazze che siano, non ha importanza, ma c'è il piacere di mostrarsi e anche il piacere di far nascere pensieri anche azzardati, in proposito. C'è il compiacimento anche del desiderio. Mi viene in mente D'Annunzio. Tutto vai, quel che non provai sognai, e il sogno fu sì intenso che eguagliò l'atto. Ragazzaccio. Verso l'autunno, la nebbia migherlina la sta calcificando il tuo osso, ma non sarà mica dialetto. Sì, le dialette. Un e più è dialetto brossa, non è dialetto. È il bello, è il futuribile del dialetto. E qui trovo un valore nuovo. E poi, la berca del sonno, la parte sonora prema, e la bala tra gli ondi di Lanzù, quando è la nostra camera e sono al carezzo. Le carezze si sono fatte musicali. È una immagine di meravigliosa intesa tra i due personaggi. Giochi d'autunno. L'ultima foglia, la chesca slaneva. Clastramuta per sera, in una strada torbia. Informiamo la gentile utenza che il servizio di prestito termina alle 18.45, la ripetente che verrà alle 19. Questa foglia che si cambia in porpia ad veder e ad diamante. Non ho capito. Una foglia che si cambia, che si trasmuta in polvere di vetro e diamanti. Qui queste parole prendono un sapore essenziale, proprio svuotato da quello che è solitamente diario. Manifestano una tensione, direi quasi, non tanto metaforica, ma metafisica forse. Ma cosa ci vuol far pensare?
forse l'ineffabile. Questo è il valore della sua poesia, questa è l'affermazione della positività.